Cari amici, buonasera, benvenuti nella chiesa di San Domenico, la nostra chiesa, che era sede di una particolare, un fratello di frati domenicani, chiaramente. E questa sera è stato un po' un impiego per il fatto che sapete che la sede naturale di queste sede d'estate è la piazzetta da qua. Le persone che sono qui, per la stragrande maggioranza, sono coloro che hanno prenotato nella sede ufficiale e bene o male in qualche modo hanno trovato posto anche qui, pur rispettando il distanziamento, si dice, sociale. Questa sera abbiamo una serata particolare di jazz con un trio di personalità di primo livello, proprio nel campo di questa musica. Di evoluzioni, contaminazioni felici e non, e si tratta di Alessandro, la mia amica, la chitarra, che pensate che è l'autore, tutti hanno dei lunghi curricula, come dicono quelli che parlano bene in latino, e lui in particolare, io dico che la cosa più significativa, presentato in Italia all'estero, noi ci danno il programma di televisione, quindi per dire che altre collaborazioni con cantanti sia jazz che pop, però di un certo livello. Poi direi Paolo Mussoli alla batteria. Grazie.
siamo in diretta streaming, ripreso dalla nostra bravissima fotografa e fotoreporter che ci accompagna tutte le sere. Io quindi non posso che annunciare questo trio, che vi ho spiegato un po' come si articola, e facciamo un applauso per loro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
voce di Tizio Cognome. Thank you.
Soprano, dicevo, lui di Gershwin è il primo e famosissimo che si intitola Bad Not For Me, due brani chiaramente, uno che è al solito suonare nei suoi cantanti. They're riding so hard.
Carlo Gerasio ha scritto il testo di questo brano bellissimo che ho ascoltato dopo tanti anni che non cantavo più, e si intitola The Man I Love. Thank you.
ripresento i bravissimi musicisti che sono stati con me questa sera: Alessandro Magnolini, Paolo Monfoni, Leonardo Caligiuro, la musica di Martin Pesci, che è un po' come cercare di fare quello che potete fare. Visto che tutti sanno che ci poteva aiutare, come abbiamo detto prima, tutta l'abbiamo fatto. Quindi un saluto ancora a tutti voi, grazie a tutti, grazie a Bruno, ai colleghi, ai thank you.
secondo.